Eccoci qua. Beh, ragazzi, ormai lo sapete. Quando il video comincia così e non vedete intro, sapete che non ci sarà neanche l'outro e sapete che non è un video editato, quindi è un video come viene, così. Il titolo forse sarà estremamente clickbait, però giustamente ho... vi volevo rendere partecipe di questa mia condizione, tra virgolette, di questo mio segreto. Ecco, voi che mi seguite comunque dall'inizio del canale avete visto crescere appunto il canale, video caricati in cui parlavo per esempio di che cosa? Parlavo di palestra, facevo vedere i carichi, facevo vedere qualche esercizio, parlavo di football americano, di Muay Thai, però c'è stato qualcosa che mi ha spinto a fare sport, attività motoria. Io l'avevo già detto in un video, sicuramente che uscirà più avanti, perché i video ormai l'avete capito, li sto registrando molto prima, perché sapete ormai sono in partenza per la Germania, che comunque farò vedere anche lì qualcosina, come mi sposterò, insomma... vi terrò partecipe anche di questo. I video che ho registrato prima li ho mandati in editing e quindi saranno tagliati, montati e poi caricati più avanti, però c'è qualcosa che non vi ho detto in quei video. Io mi sono avvicinato all'attività motoria per una sfida e facevo, era praticamente 12-13 anni circa, ed ero in classe con una ragazza e mi diceva: io sono convinta che tu, conoscendoti, non ti scriveresti mai a danza. Io ci ho pensato un pochettino, io lo stesso giorno mi sono andato a scrivere a danza moderna. Ecco, ragazzi, il segreto fondamentalmente è questo, senza creare suspense, senza creare niente. Io ho iniziato l'attività fisica, l'allenamento in generale, facendo danza moderna. L'ho fatta per 2 anni e mezzo, 3 anni quasi, e a questo aggiungevo una lezione di danza classica settimanalmente, insomma. Cioè, quindi avevo 3 lezioni di danza moderna alla settimana e una di danza classica. Ogni anno facevamo dei saggi, facevamo degli esami e io ho ballato. Qua a Crotone abbiamo l'Apollo, che è un teatro, un cinema teatro, e ho ballato insomma a Crotone, e in più hanno chiamato la nostra scuola anche per andare in una località qua vicino a ballare. L'estate passavamo praticamente le settimane a portare questo mondo, no? questo saggio, questo balletto che era stato preparato, questa combinazione di figure, di mosse e tutto il resto, in giro per la Calabria, comunque anche solo in provincia il primo anno. Ecco, io ho iniziato facendo, praticamente prendendo questa sfida e facendo danza moderna. E una volta vi spiego, vi racconto in breve la mia questione, insomma, quello che ho visto, no? E io, insomma, c'erano le mie sorelle che andavano lì, ho detto: bah, avevo 12 anni, vado a vedere. Quando mi affaccio, vedo che nella classe erano principalmente ragazze, cioè non principalmente, erano solo ed esclusivamente ragazze. Allora io ho detto: bah, bello, per carità, bello, però no. Quando mi è stata detta questa cosa da questa ragazza, questa mia amica, io ho colto la palla al balzo e ho detto: no, a sto punto no, perché devo passare per un sessista, perché devo passare per uno che le cose non le sa fare, o perché si spaventa, quello e quell'altro. A me, tra parentesi, di quello che pensa la gente, ormai l'avete capito pure su YouTube, o comunque chi mi segue anche su Instagram, non me ne frega granché. Cioè, nel senso, sì, ci faccio caso, peso, però niente di che, cioè nel senso, vado per la mia strada. E allora ho detto: basta, vado a danza. Mi sono iscritto a danza, una volta ho detto: vabbè, mi faccio il primo mese e poi me ne torno. Quando ho iniziato a vedere che si chiamava, vabbè, non dico nome e cognome, era un inglese la mia insegnante, si chiama Kelly, vi dico soltanto questi qua, ed era bravissima, era pure molto molto carina,
un fisico asciutto, spaccato, definito, mamma mia, faceva paura, e ci teneva tantissimo a noi, si vedeva, e a tutto il gruppo. Io poi ero l'unico ragazzo, l'unico, sì, maschio, insomma, quindi aveva un rapporto un po' più particolare, perché ha detto: se questo lo perdiamo è l'unico che comunque può essere, quindi. Però, devo dire la verità, era brava con tutti, e ho detto: vabbè, basta, ci entro, faccio parte, faccio un mese e me ne vado. Ho visto che alla fine dei conti mi ci sono divertito, le ragazze c'erano, tante, e sono rimasto principalmente per provarci con le ragazze, no? Sai, a 13 anni, 12 anni, 12 anni, 13 anni, poi vai a 14, 15, e che fai? Non ci provi con tutte quante. Poi, dopo, quindi, al quindicesimo, dopo 3 anni, al terzo anno, ho mollato tutto, ho fatto l'ultimo saggio, che quell'anno portammo due balletti, se non mi ricordo male, ben due. E mi sono divertito tantissimo. Là è nata la mia passione per la musica. Chi mi segue su Instagram lo sa. Vi invito sempre a seguirci anche sulle pagine, perché ogni tanto pubblico anche cose non di musica, perché non entrerei mai nei meriti di uno che, per esempio, studia al conservatorio o comunque lo fa per professione. Io collaboro, voi lo sapete, con Gianluca, che è l'altro mio collega che suona in un gruppo, però non posso mettere al pari di, appunto, al pari loro. Mi piace la musica, e là ho iniziato a far crescere questa passione verso la musica, verso il ballo. E semplicemente questo, ragazzi: io ho iniziato l'allenamento con la danza moderna e la danza classica. Molti, molti iniziano facendo calcio, facendo basket, pallamano, per esempio, judo. Judo è stato il mio primissimo sport, l'ho fatto quando avevo forse 8 anni, 8-9 anni, e poi ho mollato anche quello, sono arrivato fino alla cintura arancione, se non mi ricordo male, sì, non mi ricordo le categorie delle cinture. Se qualcuno lo sa, per favore, me lo scriva qui sotto, per favore. Comunque, ho fatto 4 anni di judo, e poi, dopo il 12° anno, infatti, sono andato a danza. Ho mollato la danza, e più o meno intorno a 16 anni, quindi l'anno dopo, mi sono fatto un anno praticamente nulla facenza. A 16 anni, poi mi sono iscritto a Muay Thai. Ok, ragazzi. Niente, era semplicemente per dirvi questa piccola cosa. Mi hanno suonato al campanello, vado a rispondere. Il video finisce qua. Un bacione da InSport. Ciao!